dico sempre, io mo mi sto avvicinando, a me mi chiamano spesso ad insegnare nelle scuole, accademie, qua eccetera, faccio degli stage eccetera, ma io dico sempre, e mo sto pure io per partire a Torre del Greco con una iniziativa del genere. Non so se qualcuno di voi mi segue su Facebook, ha visto che ho messo pure questa locandina di questa scuola che andiamo a iniziare a Torre del Greco, corsi di teatro. Però io dico una cosa, e lo dico subito, le scuole di teatro non è che si inventano gli attori. Io paragono la scuola di teatro a una banca. Se tu vieni e mi porti un capitale, io te lo amministro e te lo faccio crescere, no? Ti faccio comprare azioni, no? Ma se tu capita, apri un conto cifra zero, ma la banca che può fare? E questo è il discorso. Il talento non si inventa. No, il talento è il capitale. Maradona, io dico sempre che se Maradona avesse dovuto insegnare, o dovrebbe insegnare quello che, infatti come allenatore è fallito Maradona, perché quello che sapeva mai, non lo sapeva mai chi, era un dono di Dio. E così gli attori si nasce con il 5, perlomeno ci vuole un 6, ma io dico anche il 60% lo devi avere di tuo. Poi ci sta la dizione, ci sta la mimica, ci sta l'impostazione della voce e tutto quello che viene dopo. È inutile che vi sto a dire queste cose, le conoscete meglio di me. Vedo che siete uno spazio molto preparato, alcuni di voi li conosco, quindi non vi devo dire nulla. Ma se qua molto spesso queste molte accademie, molte scuole di teatro promettono mari e monti ai ragazzi, vengono dei ragazzi negati che non possono proprio fare gli attori, sanno tanti mestieri nella vita. Perché poi io mi arrabbio, perché io dico l'attore non è fatto o posto a banco, o bidel, o che tu dici ha già avuto la raccomandazione, che l'ha già avuto a fare. No, l'attore è una scelta, è una vocazione. E quando le cose abbiamo la possibilità di sceglierle, abbiamo il dovere di farle bene. Chi cazzo dai te fa l'attore? pure Pupella, per esempio, che io Pupella, di cui vi ho detto è una delle più grandi attrici, però una sera mi ricordo che lei era stata da poco tempo dal Maurizio Costanzo Show, all'epoca non si fa più. Lei andò da Maurizio Costanzo e disse che lei amava i giovani, e io allora lo ero. E una sera, mentre facevamo questa sera Hamlet, a me mi è uscita una battuta al soggetto. Stavamo a Firenze, è venuto giù il teatro, un applauso non finiva più. Andiamo nei camerini, è finita la recita e trovo all'ordine del giorno il signor Maier montato di 5.000 lire. All'epoca era quasi la paga mia. Avevo già tre figli, lei era il direttore artistico della compagnia, perché Calenda non seguiva, aveva affidato la direzione artistica a lei. Busso vado nel camerino e dico: signora, 5.000 lire di multa, io vi chiedo scusa. Non va parmattite più, a gente venute a trapri a pupella, no a buie. E questi sono, anche i grandi, questi sono quei brutti ricordi che poi dico, però rimane l'immensità di quello che lei mi ha dato in arte. Però ecco la differenza. Cioè, ha dovuto un po' rubare, forse il mestiere a quella più. Ma devi sempre, sì, ma devi sempre rubare, sì. Però queste cose poi servono a farti crescere. Perché, però, grazie di Dio, io non mi identifico nella vecchia guardia degli attori di una volta, perché ti posso dire che erano uno più cattivi del mondo. Un giorno stavo uno buono. E infatti la storia ci insegna, Peppino e Edoardo erano due carogne, non so più, i fratelli Giuffrè, e arriviamo fino ai giorni nostri, insomma ancora ci stanno delle gelosie. Se dovesse pensare a un giovane del teatro di oggi? Io mi sono vaccinato, concludo questo che stavo dicendo, mi sono vaccinato proprio per non prendere questa malattia. Io non sto provando uscita d'emergenza. Io sono un attore che se le taglia le battute. Se mi viene una battuta bella per il mio partner, dico, dilla tu, sai, è bellissima. Cioè, io lavoro per lo spettacolo, non per me. Perché poi alla fine, ecco, il ragionamento che facevo meglio, quando la gente viene, dice che bello spettacolo l'abbiamo visto. E quella è la cosa bella. E allora io ho cercato di
vaccinarmi per non pigliare quelle malattie dei vecchi. Amo i giovani veramente, io sto qua perché io ho conosciuto casualmente Pagano, Michele, stasera avevo le prove, ho detto no, me la c'è perché mi aspetto Michele Pagano, cioè io amo i giovani veramente. Non prendo una lira e Michele lo può dire, sto qua per il piacere di stare con voi. Lo dico appassionatamente e non l'ho fatto per avere l'applauso, non credetemi. È che io veramente amo i giovani, non è come. Questa è. Che dice? Arriviamo al cinema allora. Arriviamo al cinema. Il cinema. Matteo Garrone, l'imbalsamatore. Vabbè, cinema, io già ero stato al cinema, io ho avuto la fortuna di lavorare con dei mostri sacri. Qualcuno di voi lo ricorderà, io ho fatto Maccheroni con Ettore Scola, con Jack Lemmon, Marcello Mastroianni, che Jack Lemmon mi... allora io ero un microbo, a noi statura quello lo sono rimasto, ero un microbo artisticamente, quindi e mi ricordo che Jack Lemmon aveva il suo camper, e io non avevo il camerino, facevo le spugliamento a via, e Jack Lemmon dice, my friend, fece mettere il mio nome a fianco al suo, al camper suo, e la mattina aspettava me, my friend, coffee, come on, andavamo a prendere, e questa è una cosa bellissima, si formò un bel rapporto tra me, e quindi avevo fatto questo, avevo fatto tre film con Merola molto belli, di cui uno, io ho fatto tantissimi film, ma arriviamo all'imbalsamatore, però sono conosciuto nel mondo per un film che ho fatto con Merola. Anzi, non un film, una scena, perché solo quello va orrere la scopa, che molti mi fermano per la strada. Voi nata fatta film, maestra, ma orrere la scopa, solo quello è una scena. Che io batto la scopa, ma io meno la... E quindi... Poi avevo fatto Terno Secco con Giannini, poi... Mia moglie, per grazie di mise al mondo tre figli, li vedevo poco, non mi conoscevo, che io avevo casa a Roma, me ne ero andato, me ero sposato, me ne avevo fatto casa a Roma e venivo nei weekend, nel frattempo nascevano i figli, miei comunque, e mi piacerebbe stare subito a mamma. E quindi niente. Quando... A proposito di Terno Secco, so che c'è un aneddoto, insomma si... leggevo qualcosa di un litigio con Giannini. Sì, perché Giannini mi volle in quel film assolutamente e io stavo con Pupilla Maggio in compagnia, però la mia, perché io ho avuto un brutto rapporto con Cine, forse anche già strada facendo, ma se va così con Cinemi e qui voi scusate, permettete che mi tolgo la giacca, e allora niente. Con Gianni, io stavo con quella Maggio a Diana a Napoli e con Giannini giravamo a Roma, a Cinecittà, e alle 8 devo stare sul set, quindi mai sabato, il 5 la mattina, non te vinda mai, mia sorella mi accompagnava, faceva compagnia, arrivavo sul set alle 4 per sicurezza, me ne andavo dal set, che alle 8 devo stare in Diana, immaginate da Roma a Giuliano, Goppo Gommer, il traffico c'è sempre stato. Allora io mi premuni, e tu Giannini, io gli avevo detto a lui, Giancarlo, io sono impegnato in teatro, no, no, tu, avevo 9 pose in Terno Secco, 9 pose, una parte bellissima, però tutti i giorni, arrivato al quarto, quinto giorno, lui disse, dove vai anche oggi, vaffanculo, mi ha rotto il cazzo, hai capito, vaffanculo. Vuoi fare il teatro, muori di fame per tutta la vita, e così è stato. E così lui mi tagliò tutta la parte, ebbi fino all'ultima lira, devo dire la verità, dalla Cecchigori, perché il film era prodotto da Cecchigori, però me ne andai, insomma, sta cosa finì così. Poi, ripeto, avevo abbandonato proprio il cinema e... Sì, facevo qualche cosina, feci pure una cosa con un film di Nino Dado, qualche altro film qua e là avevo fatto. Poi mi ero fermato buono 10 anni e quando una sera ricevo questa telefonata di un carissimo amico mio
E fa: pronto Ernesto, sono Francesco. Come stai? Sono buono, Francesco. Erano le 10 di sera. Stavo in macchina. Ernesto, io sarei a tavola con un regista cinematografico che ti avrebbe scelto come protagonista per il suo prossimo film. Cioè, ti guarda a fornisce i vostri unici. Ernesto, ma su serie parola d'onore? Vabbè, ora ti passi il regista. Ma a chi mi passi? A Francesco, ma pensavo che lui stesse un piano, dico la verità. E non ci volevo cadere, e mi fa: pronto, sono Matteo Garrone, ci possiamo dare del tu? Come? Sì, dammici il tu. Senti, io ti voglio conoscere. Come dobbiamo fare? Vieni a casa e ci conosciamo. Dove abiti? Sono al Toro dei Greci. Il lunedì mattina, questo era Matteo Garrone, veramente. Volevo morire perché io pensavo ad uno scherzo. Appena mi vide, mi diede questo copione in mano e... Cosa ha convinto ad accettare un... No, io non ho accettato. Sono stato latitante per 2 o 3 mesi, Matteo Garrone mi ha rincorso per tutti i tempi perché il film non lo volevo fare. Sì, perché? Ma innanzitutto perché? Per più di una ragione, perché... Dirlo qua. Perché? Questo non mi conosce. Era tutto nato a tavola in questo ristorante a Roma, che poi mi hanno chiamato questo amico mio, perché questo Matteo Garrone era conosciuto occasionalmente con questi ragazzi. Piacere, piacere, sono Matteo Garrone, faccio il regista, diceva che si qua, erano 2 attori napoletani, andati di suo regista. Dice: ah, ma voi siete attori napoletani, allora mi potete aiutare, chi si casa, credo, conoscete un attore napoletano, magari piccolo, pure bravo. Chi si casa, guardate in faccia, Ernesto, ma è. E così mi hanno chiamato. Allora questo qua, quando è venuto poi lunedì a casa mio, ho copiato tu e dice: sei tu, tu sei qua. E dico: ma tu non mi conosci, non sai se sono buono, sono malamente, non credo. Ma. Allora capì che lui cercava un fisico, e questo mi dava fastidio. Poi mi lessi il copione, era una porcheria unica il copione, una cosa orribile, che poi non si chiamava l'imbalsamatore, ma si chiamava il chimico. Poi noi abbiamo girato tutti i film con il chimico, vicino a Ciacca era scritto proprio così, e tengo ancora tutti gli ordini del giorno, le fatture conservate, un bel ricordo, col chimico. E quindi da leggere questa storia era orribile, questo personaggio, perché voi sapete che l'imbalsamatore nasce da un fatto di cronaca, una storia vera, questo personaggio orribile, Domenico Semeraro, era la schifezza degli uomini. Uno che, vabbè, poveri, poi è tutta una scimmata e più, l'abbiamo detto. Poi era omosessuale, e vabbè, capita, omosessuale, va pure lì. Un cocainomano, sfruttava i ragazzi, era affiliato con la camorra, tagliava le droghe, imbalsamava, ma non era un buon imbalsamatore perché alcune cose le portava a imbalsamare a Napoli. Poi ho conosciuto il vero imbalsamatore, un certo Vincenzo che sta abita a Napoli alla Loggetta, lui non imbalsamava, lui imbalsamava qualche gatto, qualche stronzato, ma le cose serie portava a fare. Dico: ma perché dobbiamo celebrare questa persona? Ci dedichiamo pure un film, ma devono fare. Poi c'erano delle scene orribili, scene di sesso a 3, che una roba, dicetti, ma non ho capito, mi faccio l'attore a 34 anni, non sono nessuno, ho una piccola carriera, da quando ho messo il primo giorno il piede, cioè, non mi sono mai fermato, col teatro c'è una picchiata, perché mi devo rovinare per fare un film in merda che devono dire, chi sta la gatta per... per arrivare all'arte c'era... Ah, no. E allora dissi: no, insomma, questo Matteo Garrone tutti i giorni chiamava, gli facevo i figli, giusto. Dopo 3 mesi mio figlio il più grande mi mortificò, c'è detto: papà, fai l'uomo. Quando il figlio dice: papà, fai l'uomo, è tremendo. Pronto Matteo, sono Ernesto. Ma allora, sì, Matteo, il film non lo voglio fare, a me questo film non mi piace. Ma tu che dici? No, tu mi rovini qua, ma vieni a Roma, parliamo, dimmi tutto quello che non ti piace, lo tagliamo, si scrive da capo. Vado a Roma, conosco gli sceneggiatori, Chiti, tutti gli sceneggiatori, Massimo Gaudioso. Tagliamo qua, tagliamo là, mi fecero questo.